Lo spettacolo teatrale Green nel Salvaterra ha fatto il suo debutto al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta e ha lasciato il giovane pubblico incantato. Grazie alla maestria degli attori e alla regia sapiente, gli spettatori sono stati trasportati in un mondo fantastico dove natura e ambiente sono stati al centro dell'attenzione. Lo spettacolo appunto è da una parte un po' fantasioso perché ha un aspetto un po' fantasioso e dall'altra parte anche un aspetto molto reale, quindi questa sorta di Borgo Caiordo potrebbe essere una delle nostre città. E invece il Borgo Tranquillo, dove diciamo l'altro paese dove vive Miss Wonderful, è il paese perfetto, che forse potremmo anche identificarlo come il nord, sicuramente il nord che è più efficiente, oppure un paese ancora più perfetto in questo mondo che vorremmo, un mondo meraviglioso dove possiamo vivere veramente a contatto con l'ambiente, dove ci sia tutto, no? Cioè dove ci sia una raccolta differenziata, ma soprattutto ci siano tutto con energia solare, con energia pulita, dove la gente vive bene. E sicuramente questa è un'altra cosa importante, quando si fa un lavoro sull'ambiente, considerare che è qualcosa che ci tocca veramente, perché vivere a contatto con la civiltà è qualcosa che ci cambia e ci dà sicuramente una possibilità di vivere meglio. Questa nostra passione di teatro per l'infanzia nasce da molto tempo e noi lo facciamo proprio perché crediamo che si debba abituare i bambini, i ragazzi, i giovani ad andare a teatro, perché è una forma importante che educa anche un pensiero creativo, un pensiero critico, mentre ci sono altre forme che invece educano a un pensiero unico. Invece è importante che la gente sappia cioè i ragazzi si abituano a pensare sempre in maniera molto molto critica e soprattutto a vedere e ad essere curiosi, anche questo è molto importante.